rallegrati, il Signore ti sorprenderà. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata, carissimi amici. Accogliamo con grande gioia la sorpresa di Dio, che è la Sua parola, che oggi si fa carne per ciascuno di noi. Ecco il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal versetto 26 al 38. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Amen. Carissimi, vorrei leggervi in questo giorno anche il profeta Isaia, come prima lettura della liturgia di oggi, capitolo 7. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto». Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele». Amen. Cari amici, le letture di oggi sono strettamente connesse. Abbiamo da un lato l'Annunciazione a Maria, l'angelo che le svela il progetto meraviglioso di Dio su di lei, nella sua vita e per tutta l'umanità. È un progetto di gioia, tanto che inizia con questo Jaire Maria, cioè rallegrati, gioisci, esulta, o Maria. Che caritomene, sempre in greco, cioè piena di grazia, traboccante di grazia, il Signore è con te. Cari amici, questo saluto è rivolto anche a ciascuno di noi, non è solo per Maria. Il Signore vuole che noi gioiamo, che noi ci rallegriamo, perché il Natale è vicino, ma significa, tradotto in termini spirituali, il Signore ci vuole sorprendere. Il Signore ci vuole dare un segno. Ecco perché vi ho letto il profeta Isaia al capitolo 7, quando il re Acaz, re di Giuda, vissuto attorno all'8 secolo avanti Cristo, vive un tempo difficile, duro, pesante, di oppressione, ma non è molto credente, non crede nelle meraviglie che Dio può fare. E il profeta Isaia va da lui dicendo: «Dai, chiedi un segno al Signore». E dice: «Ma no, cosa vuoi? Che segno vuoi che gli chieda?» Era molto, molto scoraggiato. Non credeva in più nel Dio degli eserciti, nel Dio della liberazione, nel Dio dell'esultanza, nel Dio della vittoria.
E il profeta gli dice: il Signore stesso vi darà un segno, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Ecco che questo bambino diventa un segno profetico, cioè indica la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E stiamo parlando di ben circa 700 anni prima di Cristo, una profezia che non è solo per quel tempo, ma è anche per la venuta di Gesù, ma è anche per la venuta nuova in questo tempo, nella tua vita, di Gesù. Il Dio nostro ti darà un segno, darà per te un segno speciale, particolare, anche se tu forse non lo vuoi, forse non lo chiedi più, sei talmente scoraggiato che dici: Signore, ma tanto qualsiasi cosa mi accade ormai, la prendo come viene. Questo è un detto famoso anche qui in questa zona, ma prendiamo come viene. Va male, va bene, ma andiamo avanti. Ma chi spera in Dio non vive questo atteggiamento, ma vive l'atteggiamento di speranza, di attesa. Un atteggiamento come è accaduto a Maria, in cui si lascia sorprendere dalla promessa di Dio, che non comprende, che non capisce, ma ci vuole credere, vuole andare avanti, vuole essere incoraggiata dall'angelo. Anche tu allora fai oggi questo passo in avanti, un passo di fede. Signore, mi voglio lasciare incoraggiare da un angelo, dalla tua parola, dalla tua promessa. Anche se di fronte a me non vedo il problema risolto, il deserto pieno di acqua, ma anzi vedo sempre una terra arida, una steppa, credo che tu porti l'acqua viva nella mia vita. Voglio gioire, Signore, rallegrarmi in questa parola di oggi. Credo che in questo Natale tu mi darai un segno. Forse oggi, forse domani, ma in questo tempo di Natale voglio credere e affidarmi a te. Un segno del tuo amore, un segno della tua presenza, come è stato per Israele. Ormai si parla di 2700 anni fa. Tu anche oggi, in questo Natale 2023, ci donerai una grande e speciale benedizione per me e per la nostra vita. Voglio gioire in te. Il tuo Spirito Santo, il tuo spirito di esultanza si manifesti pienamente nella mia vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora, gioiamo, fratelli e sorelle. Ecco lo slogan di oggi: la proclamazione, l'annuncio, l'esultanza, l'entusiasmo. Rallegrati, il Signore ti sorprenderà. Gioisci, perché il nostro Dio è un Dio grande. È più grande dei nostri problemi e ci sorprenderà, ci meraviglierà, perché la sua grazia sovrabbonderà nelle nostre mancanze e nella nostra vita. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola biblica online. San Girolamo ha detto: l'ignoranza della scrittura è ignoranza di Cristo. Attraverso la scuola biblica imparerai a conoscere sempre di più Gesù nella sua parola, le sue promesse, dal Nuovo all'Antico Testamento. Iscriviti sul nostro sito. Ascolto.